Welcome back Gargiulli e benvenuti in un nuovo video recensione dell'SMT Airsoft. Oggi parleremo dell'Ampec 15 della FMA. Beh, che dire di questo accessorio? Ovviamente stiamo parlando di un Ampec a tutti gli effetti, con torcia, laser e IR, non il fasullo porta batteria. Iniziamo col dire che se lo acquisterete vi arriverà, come state vedendo, dentro la sua scatolina marchiata appunto FMA. Al suo interno troviamo l'Ampec, il cavo del remoto, la bustina profumosa dell'umidità, il foglietto degli adesivi e il libretto delle istruzioni in lingua inglese. Il tutto protetto da un bordo in spugna. Il libretto è molto chiaro in quanto ogni istruzione è correlata con delle immagini. Nel foglietto degli adesivi troviamo appunto gli adesivi da attaccare sull'Ampec e altre tre versioni della scritta Danger, una verde, una gialla e una rossa che ho attaccato direttamente sul mio Ampec e un ulteriore adesivo FMA. Infine il nostro Ampec in colorazione black, lo trovate anche in colorazione tan, in tutta la sua bellezza e semplicità, con il suo cavo del remoto. Nella parte anteriore troviamo la torcia molto potente, circa 200 lumen, con il suo tappo, che se ben allineata può essere utilizzato come torcia di navigazione. Anche se lo sconsiglio, preferisco una piccola torcia della Decathlon come luce di navigazione. Poi troviamo il laser rosso e il laser IR, sempre con il suo tappo di protezione, ovviamente regolabili in alzata e in deriva tramite queste due viti a taglio. La regolazione è molto buona, ma ho notato, poi magari è solo un difetto di questo Ampec in particolare, che le viti sono molli, non sembrano avere una resistenza nel girare, però ho notato che non si sregolano, quindi ok. Passando alla parte posteriore troviamo il connettore jack per il cavo del remoto e il tappo del vano batterie. Dove andremo ad inserire due pile modello CR123 in questo senso, in questo modo. Nella parte inferiore ovviamente troviamo il gancio per le slitte o rail delle nostre repliche, mentre nella parte superiore il bottone per accedere alle varie funzioni dell'Ampec. Bottone che può essere sostituito con l'aggiunta del cavo del remoto che ha la stessa funzione del bottone principale. Ovviamente le funzioni sono regolate tramite questo switch, questa ghiera che ci permette di decidere quale tra torcia, laser e IR usare. Allora, al primo step, totalmente a sinistra, troviamo la torcia. Quindi andando a premere il bottone principale si accenderà, mentre se lo lasciamo si spegnerà. Nel secondo step la funzione è uguale alla prima, quindi accendiamo e spegniamo la torcia, ma se clicchiamo due volte consecutivamente il bottone o il tasto del remoto, la torcia rimarrà accesa senza tenere premuto. Nel terzo step troviamo il laser rosso, che ha le stesse funzionalità sia del primo step che del secondo, quindi se lo clicchiamo due volte il laser rimarrà fisso, se invece vogliamo cliccarlo una sola volta lui si spegne e si accende ogni volta che clicchiamo. Quarto step troviamo sia la torcia che il laser insieme, ecco adesso si vede la torcia è a sinistra e il laser è a destra e ha ovviamente le stesse funzioni del doppio clic e rimane acceso sia la torcia che il laser. Quinto e ultimo step è il laser IR,
che non si vede ad occhio nudo, si vede magari la puntina, appunto, si vede accendersi qua, ma appunto ad occhio nudo non vedete nulla, come in questo caso. Viene utilizzato con i visori notturni, quindi vedrete una fascia col visore notturno, un laser, mentre ad occhio nudo nulla. Personalmente, ragazzi, lo trovo un ottimo accessorio, in quanto troviamo in un unico prodotto una torcia molto potente, appunto 200 lumen, un laser molto buono e anche l'IR, che se avete un visore notturno vi torna molto utile. Io lo sto utilizzando tantissimo sul mio AK416. Andate a vedere l'ultimo video gameplay in urbano nella info qua in alto a destra o nel link in descrizione. Ho usato tantissimo la torcia per accecare gli avversari. Un prodotto di qualità e un prezzo buono, di solito si aggira tra i 50 e i 60 euro, dipende dove lo acquistate, e di conseguenza ve lo consiglio tantissimo, anche se non è indispensabile per giocare a soft air. Se giocate molto in urbano e volete fare un piccolo salto di qualità, è un buon investimento, ricordandovi che nei boschi con il laser IR e il visore notturno avrete una combo micidiale. Che dire, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti, chiedetemi tutto quello che volete, sarò a vostra disposizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdervi altri nuovi video. Seguiteci su Instagram e taggateci sulle vostre foto e storie. Da me tutto, al prossimo video, stay hungry, stay beetle!